Allora, per aprire questo pomeriggio di Freelance Campo con me Giuseppe Lanzi, che come dicevo è con noi dall'inizio. Sì, qui non siamo al Bocca Barranca, ma direi che Roma vale la pena anche lei, e comunque anche qui il Freelance Camp l'ho sentito molto vivo, molto, molto carico. Ci proviamo. E devo dire che ci sono due cose che mi hanno colpito molto oggi e le voglio sottolineare, perché Angela, il tuo speech è stato veramente notevole, con Don Quixote credo che sia... già questo bastava il viaggio. E poi mi ha colpito invece la presentazione di come fare il preventivo, che non è un preventivo. Ecco, io credo che lì, e lo parlo da imprenditore, perché io rappresento un'azienda, non sono un freelance. A volte mi dicono: che ci vai a fare al freelance camp? Ci vado a imparare, vengo a imparare, perché oggi credo che quello speech abbia dato veramente il punto di vista delle aziende. Le aziende non comprano, io a me quando arriva un preventivo con la lista dei prezzi e delle ore non mi viene mal di pancia, non c'è niente da fare. Quando mi si fa vedere l'obiettivo, e qui avete una specialista, perché con lei Miriam è nato con dei progetti, noi ci siamo conosciuti, il freelance camp è anche questo, cioè dei rapporti che iniziano al Bocca Barranca, diventano professionali, diventano umani. Io qui vengo a trovare degli amici, cioè ce li ho in prima fila, ci sei te, c'è dietro la regia Fabrizio e tutti quelli di Vudio, per cui sostanzialmente io oggi sono a imparare, ma sono anche un po' in vacanza. Molto bello, anche noi. Per cui io vi ringrazio del vostro impegno. L'ho detto la prima volta, lo ripeto ancora: i freelance, anche se non se ne rendono conto, sono delle aziende, si interfacciano con delle aziende. Imparate a vedere come ragionano anche gli imprenditori, perché a volte c'è questa mancanza di comunicazione. Voi qui parlate tutti, siete tutti esperti di comunicazione. Ricordatevi che una delle etimologie, ma Angela ci insegnerà, una delle etimologie della parola comunicazione è azione con, agire con, quindi è fare le cose insieme. Se voi riuscite a raggiungere questo scopo, le aziende le avete ai vostri piedi. Grazie e buon lavoro. Grazie Giuseppe.